Oggi cogliere alla vecchia maniera, perché Daniele, che ci portava lo scottatore, oggi non può, non c'è, e quindi dobbiamo battere come si faceva una volta. Interessante. Sull'albero, i piedi. Ehi, voi due? Ehi, voi due? Ehi, voi due? Ehi! Ciao! Nea, guarda, guarda il suo papà! Guarda il suo papà, dov'è? Nenea, io! Guarda il papà, oh mamma! Oh mamma mia! Vieni, vieni, dove la manina, guarda su! Ciao! Saluta! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Na, was machst du da unten? Warum soll ich runterkommen? Ich muss jetzt aber oben sein. Ich muss die Oliven runterholen. Du musst auch aufpassen, da fallen dir auf den Kopf, ne? Allora, com'è sta raccolta? Sì, buono, to. Ci sono le olive nelle reti. Olive, che sapeva? Che raccogliere le olive in mezzo all'erba è molto più faticoso, soprattutto quando non stendi bene le reti, o non le puoi stendere perché sei alla base dell'albero, diventa un triplo lavoro, però non si possono lasciare a terra, sono belle. Vedi? Enea mi ha dato questo cesto, il suo, e si è preso il mio perché deve raccogliere lui. Adesso lo ruotiamo. Vuoi il tuo cesto? Oh, mi dai quello? Quindi è meglio raccoglierle adesso le olive? Che a dicembre, che a novembre? No, è meglio raccoglierle a fine novembre. A fine novembre? A novembre sì. Quindi sono più acide dopo. Qualche poco di acidità. Dopo di novembre, sì. Quindi meglio prenderle prima, c'è meno resa ma sono meno acide. Però adesso è troppo. In futuro li prenderemo a metà novembre allora. Sarebbe l'ideale. Adesso siamo proprio presto noi. E però devi guardare anche le temperature, perché dopo se piove. Dopo c'è questo. Piove e non può fare i lavori, fa più freddo, il bambino non può stare così, devi avere, bisogna regolarsi. Maurizio, come va lì su? Sì. Come va lì sotto, sopra? Sto bene. Ce n'è di olive? Ah, ne sta cadendo qualcuno, sì. Quest'albero qua era anche un po' meno carico dell'altro. Qua questa volta facciamo tutta la vecchia maniera, la macchina strapiena di olive, e devo fare un giro al frantoio perché altrimenti non abbiamo più sacchi dove mettere le olive. Il nostro terreno si è dimostrato molto generoso,
tranne per il problema del fuoco che abbiamo avuto. E con quelle piante, cioè nel senso, se avessimo avuto quelle piante in piena produzione non bruciate, sarebbe stato veramente un bello 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 raccolto, perché le piante erano strapiene. Però, come vi ho già raccontato nell'altro video, purtroppo le piante hanno preso quella botta di calore, sono diventate tutte, insomma, le piante hanno deciso di buttare giù le olive, probabilmente per rigenerarsi e per non deperire. Beh, l'olivo è resiliente, solo un olivo ha preso veramente fuoco, sembra però comunque aver sopravvissuto anche lui, e adesso vediamo come procede. Qua ce n'è veramente veramente tante di olive, ma veramente tante. Ovvio, tante sempre per un piccolo terreno come il nostro, cioè nel senso, non ci paragoniamo mica a aziende di produzione che fanno questo, cioè nel senso, per il nostro piccolo sono tante. Infatti ognuno di questi sacchi porta le olive, beh, insomma, di diversi giri, ma non ogni pianta ha la stessa quantità di olive, quindi alcuni sacchi sono giusto due rami di una pianta e poi magari un altro sacco è un'intera pianta magari più piccola. Non sono leggeri leggeri questi sacchi qua, eh. Comunque è sempre un gran piacere vedere i risultati del proprio lavoro, poi versarsi qua dentro dal vivo. Una cosa è sicura, devo muovermi perché devo tornare là e aiutare e prendere gli altri sacchi. E questo è stato il primo giro al frantoio per oggi. È sempre bello lavorare queste cose, è bello perché c'è positività, c'è voglia, è il momento della raccolta, tutti sono positivi, tutti hanno voglia di fare, perché adesso finalmente si fa qualcosa, si guadagna qualcosa, si vedono i risultati. È bella l'agricoltura, ragazzi, è bella. Due metodi di raccolta a confronto. Uno è uno scuotatore, cioè prende e scuote i rami. L'altro invece è il metodo tradizionale con la bacchetta, che bacchetta le chiome per far scendere. Lo scuotatore riesce a far scendere tante olive, ma non tutte. Poi alla fine Maurizio le batte giù con l'asta. Con l'asta di bambù, che è bella flessibile, quindi si flette come nelle chiome. Mentre invece Daniele le fa cadere a terra con la vibrazione. Due metodi a confronto, che però sono complementari, perché uno non riesce a stare senza l'altro. Lo scuotatore non riesce a tirar giù tutto. Alla fine la bacchetta serve per togliere quello che rimane